Ciao raghi, benvenuti nel primo video in cui chiacchieriamo anche su YouTube, in cui non sono soltanto io qui a mettervi clip di quello che abbiamo fatto anche in live, ma oggi proprio chiacchieriamo. E quale migliore occasione per iniziare un video in cui chiacchieriamo se non elencare insieme tutte le cose belle che abbiamo visto nella presentazione della 2.2? Lo sfondo infatti è a tema. Comunque, da adesso in poi ci sarà una serie di video che usciranno sul canale, cercherò con una frequenza di almeno una settimana in cui parleremo di Genshin Impact, ma non solo. Quindi vi invito a seguirmi e mi raccomando, lasciate un cuoricino che mi fa tanto piacere, anche se qui non è proprio un cuoricino, ma è un pollicino, ma è sempre un cuoricino, eh. Quindi, bene ragazzi, direi che senza indugiare dell'altro possiamo iniziare ufficialmente a vedere che cosa c'è stato in questa presentazione di patch che abbiamo visto domenica 3 ottobre. Andiamo! La prima grande scoperta a cui siamo andati incontro è il nuovo personaggio Toma. Sarà un Apiro Lancia a 4 stelle. Questo personaggio sembra estremamente versatile e baserà molto, molto sullo scudo che si mette intorno, se non sbaglio con la E. Devo ancora studiarmi le mosse, quindi non andrò oltre per quanto riguarda la spiegazione delle skill. Magari quello lo faremo più approfonditamente in live. Comunque, diciamo che di concept mi fa impazzire. Adoro poi l'elemento Piro, quindi sarà sicuramente un personaggio che vorrò avere, vorrò provare, vorrò giocare. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, assolutamente, di questo baldo ciuovine. Ma in che banner troveremo Toma? I banner in questione saranno rispettivamente Child e successivamente Utao. Toma lo troveremo come personaggio 4 stelle in re-tap nel banner di Utao. Il banner di Child uscirà subito dopo la nostra Kokomi, quindi nel giro di una settimana. Utao la vedremo verso la fine di ottobre, più o meno intorno ad Halloween, insieme al nostro Toma. Non vedo l'ora di pullare per Toma, ma soprattutto per la C1 di Utao, che voglio tantissimo, dato che lei è la mia main. Insieme troveremo anche delle nuove armi, una bellissima arma a 5 stelle e poi anche una serie di armi a 4 stelle, di cui ovviamente ancora le statistiche non le conosciamo, ma ben presto avremo nuove informazioni appena MiHoYo ce le darà, quindi intanto rimaniamo con l'hype. Ci saranno poi due nuovi Hangout Events, uno dedicato proprio a Toma e uno alla piccola ninja Sayu. Occasioni per conoscere meglio i personaggi, guadagnare qualche ricompensa utile e sicuramente distaccarsi per un po' dall'ambito del combattimento, anche se diciamocelo, il bello di Genshin è proprio prendere a manate ogni singolo Irrigil che troviamo sull'isola. Una delle parti più interessanti sicuramente di questa nuova patch sarà Tsurumi Island, l'ultima e sesta isola di Nazuma. Quest'isola per ora sappiamo che sarà avvolta nella nebbia e avrà un alone di mistero. Le immagini che abbiamo visto sono molto suggestive e la diversificano completamente da tutte le altre isole. Ok, sì, riconosciamo alcuni elementi in comune, come ad esempio queste rocce aguzze che abbiamo già visto anche in altre isole di Nazuma, ma il clima generale, che è molto suggestivo, risulta essere completamente nuovo rispetto soprattutto alle ultime due isole che abbiamo visto. Sarà molto molto interessante esplorare questa nuova area e scoprire le creature che la popolano, perché ben presto vedrete che non solo avremo una nuova isola, ma ci saranno anche dei nuovi mob da affrontare, che hanno delle somiglianze ad un certo lupetto che noi conosciamo, ma adesso le vedremo meglio insieme. I boss di cui vi parlavo poco fa sono i Thundercraven Rifthound e i Rockfond Rifthound. Sembra una sorta di scioglilingua. Ad ogni modo saranno due nuove tipologie di mostri che troveremo, uno Geo e uno Elettro. Entrambi hanno appunto sembianze di lupi spettrali e c'è una versione, quella Whelp, che sono quelli diciamo più piccoli, mentre quella grande che sarà tipo il capobranco. L'ho interpretato un po' così, ma ovviamente staremo a vedere. Ad ogni modo, nuovi mostri e solamente di due elementi per adesso, Geo ed Elettro. Chissà se successivamente nelle prossime patch avremo anche dei Rifthound, anche di tutti gli altri elementi. Questa sicuramente non sarà la patch più ricca per quanto riguarda magari i pezzi di storia nuove, ma sicuramente sarà ricca per quanto riguarda gli eventi. Partiamo dal Labyrinth Warriors, che abbiamo un po' già visto durante la presentazione. Si tratta appunto di un combattimento all'interno di un dojo labirinto, che però vedremo meglio più avanti. Le ricompense importanti sono una copia di Xin'an, quindi i giocatori che non hanno Xin'an è un'ottima occasione per prenderla, e tutti noi altri per costellarla. Una corona per i talenti, Primogems, Mora, libri, frammenti per ascendere i personaggi e pure ovviamente anche libri per ascendere i talenti. Quindi comunque tutto materiale estremamente utile. E non dimentichiamo anche il materiale per ascendere le armi. Non manca niente. In successione, questo è il secondo evento, Shadow of the Ancients. Anche questo evento lo guarderemo meglio magari in un secondo video, in un video in cui volete magari, se vi fa piacere, fatemelo sapere.
la spiegazione dei singoli eventi, che poi ovviamente ci godremo direttamente in game in live, però comunque se vi fa piacere sapere quello che intanto è stato detto su questi eventi, sicuramente ve ne parlerò in un video a parte, proprio per dedicarci maggiore attenzione, per studiarmi in primis le meccaniche di cui per ora hanno parlato. Un altro evento di cui vi voglio assolutamente parlare, che ricorda un po' il Windbloom Festival che abbiamo festeggiato tra marzo e aprile per i festeggiamenti a Mondstadt, è un altro evento dedicato alla musica. Avremo il Flora Zither direttamente da Casua e con questo potremo intonare delle canzoni, ma la peculiarità di questo evento, che come tutti gli altri ovviamente ci dà primogens e ricompense per il quale vi conviene farlo anche se non amate suonare su Genshin Impact, è che, a differenza dell'evento scorso, qua ci saranno una serie di canzoni dedicate ai singoli personaggi del gioco. Avremo Zhongli, ho visto che ci sarà Bal, ci saranno Ayaka, Ningguang e tanti altri personaggi che saranno protagonisti ognuno con una loro canzone e noi potremo suonare ogni canzone per ogni singolo personaggio in modalità normale, difficile eppure pro. Siete dei pro? Nella musica? Dimostratelo con questo evento! Un evento completamente differente da ciò a cui siamo abituati sarà il Dreams of Bloom, un evento dedicato ai fiori, alle piante e quindi al coltivare nel teapot. È qualcosa che ancora non avevamo mai visto e che secondo me ha delle meccaniche interessanti, perché si baserà proprio su completare una serie di missioni per ottenere dei semi. Questi semi piantandoli potremo praticamente far nascere ovviamente dei fiori e questi fiori avranno più utilità, una delle quali è quella di scambiarli tra i traveler, quindi io potrò mandarli ai miei amici e voi ai vostri. Oltre a questo, come vedete, ecco alcuni tipi di fiori, potremmo praticamente costruire una sorta di bacheca dei fiori e personalizzarla posizionandoci i fiori che più preferiamo. È una cosa un po' alla dei Sims Animal Crossing, però dato che ormai hanno messo la tipo, se dobbiamo ballare, balliamo, no? Ma le novità per la teapot non sono finite, perché esattamente da questa patch uscirà un nuovo modello di teapot che sarà quella dedicata a Inazuma, quindi fiori di ciliegio, un tramonto indimenticabile, insomma un'ambientazione suggestivissima che io sicuramente sceglierò. Ecco delle immagini per capire meglio quello di cui sto parlando. Potrete spostare la vostra teapot da la montagna o a quella in stile UE o a quella in stile Oasi a questa, esattamente questa qua, dedicata completamente allo stile di Inazuma. E la cosa che più amo sono i percorsi che collegano le singole aree, che sono fatti da petali di ciliegio fluttuanti. Ci sono addirittura le terme. Come si fa a non voler andare in questa teapot? Io prendo un biglietto e mi ci trasferisco subito. Per di più ci sarà un nuovo tipo di chest, chiamata Remarkable Chest. Al suo interno potremo ottenere dei progetti per poter costruire dei nuovi tipi di oggetti per la teapot in stile appunto di Inazuma, quindi con un richiamo comunque alla cultura giapponese. Di conseguenza, attenzione, perché nella Tsurumi Island evidentemente troveremo un sacco di quest, come vedete nell'immagine, che contenderanno all'interno dei progetti utilizzabili per craftare nuove cose. Quindi uno stile completamente diverso da dare alla teapot. E secondo me era qualcosa di cui aveva bisogno, perché all'andare alla ricerca di chest apposite per essa sicuramente sarà un modo interessante per sfruttarla. E aggiungeranno anche le piattaforme fluttuanti, come vedete nelle immagini che scorrono ci sono delle piattaforme fluttuanti vere e proprie che stanno scorrendo, che rappresentano praticamente nuove regioni in cui posizionare i nostri oggetti e rendere la teapot ancora più personalizzabile. Diciamo che le notizie principali sono più o meno finite, in più ci saranno delle particolarità quali una collaborazione fra la MiHoYo e la Razer per avere una sedia da gaming e un mouse a tema Genshin. Se no ci sarà di nuovo l'evento delle Leyline, per il quale per 3 volte al giorno spenderete praticamente la stessa quantità di resine, un totale di 20, per ottenere il doppio delle ricompense. Quindi se siete a corto di mora o di libri per ascendere i personaggi, è l'occasione per farmare le line. E per di più verrà aumentato l'inventario degli artefatti da un totale di 1000 a 1500. Quindi non dovremo per forza stare lì a buttare via artefatti in continuazione se lo spazio si piena. Anche se diciamoci, con tutti quelli che butto via per ascenderli, a me lo spazio avanza. Però è comunque sempre un ingrandimento utile. Sto aspettando quello per le resine io, ancora di più. Detto questo comunque ragazzi, per questo primo video è tutto. Spero di essere andata bene. Fatemi sapere se sono stata un po' impacciatina. Immagino di sì, ma ci ho messo me stessa. E d'ora in poi cercherò di metterli abbastanza frequentemente questi video, come vi ho detto, una settimana circa, in maniera tale che i giorni che non sono in live sul sito Viola, dove mi trovate dal lunedì alla domenica,
esclusi il sabato e il giovedì alle 21.15, almeno ho un modo per stare con voi a distanza. Oltre ovviamente agli altri social come TikTok e Instagram, insomma mi trovate ovunque. Il mio username è sempre lo stesso che ho qui, quindi è Minish Maui. Io vi aspetto su tutti i social, vi ringrazio per la compagnia e ci vediamo in un prossimo video. Sperando che sia presto, fatemi sapere se ne volete altri e fatemi anche sapere delle idee per i video. Se avete delle idee a tema Genshin o non solo, io sono disponibile ad ascoltarvi, quindi vi aspetto nel prossimo. Ciao!